Segnale News. Parliamo di box, questo che è uno sport che in provincia di Frosinone ha sempre avuto una grande tradizione, una tradizione che arriva principalmente da Ceccano con Domenico Tiberia, ma anche ad Inolfi, ma una tradizione che va a gonfie vele anche ad esempio a Castellini. Siamo contenti quindi di dare spazio a questo sport, di dare spazio alla SD Domenico Tiberia, rappresentata da Massimo Tiberia. Benvenuto Massimo. Buongiorno. E dall'avvocato Alessandro. Alessio Angelini, scusami, entrambi sono due dei promotori di quella che è stata, e di questo vogliamo parlare, la scorsa edizione del trofeo Giuseppe Liburdi, che si è tenuto a Tecchiena, al Palasport di Tecchiena, ad Alatri. Da qui è venuto fuori, Massimo, cosa? Sicuramente un risultato importante, no? Certo, è stata una bellissima vetrina che ha proposto degli incontri spettacolari, sia Alessandro Micheli, il nostro pugile professionista, che penso per febbraio-marzo sarà il prossimo sfidante al titolo italiano. Infatti con l'avvocato Angelini e Davide Buccioni stiamo vedendo di organizzarlo qui in Ciociaria. Poi Jody Scala, che non ha bisogno di presentazioni, due volte campione italiano, due volte Unione Europea, che il 28 di questo mese sarà in Russia per il BBC internazionale. È stata una manifestazione spettacolare, anche perché l'interno di un paladance, una cosa innovativa, abbiamo avuto un numeroso afflusso di pubblico, e comunque gli incontri sono stati tutti all'altezza di questo spettacolo. Ecco, noi intanto stiamo vedendo le immagini che scorrono in sovraimpressione di questo evento che si è tenuto lo scorso 28 ottobre. Una riunione dunque molto molto importante per quello che è un movimento, quello della box pugilistico in provincia di Frosinone, che, lo chiedo all'avvocato, come sta andando? Insomma, voi siete davvero la spinta a quello che è uno sport che ha una grande tradizione e che deve essere riscoperto. Però mi sembra di aver capito che avete più di 140 iscritti, che avete tanti ragazzi che si stanno avvicinando a questo sport. Senz'altro il proposito è questo. E sì, stiamo cercando di farci promotori di svariate iniziative per riportare la sensibilità e l'attenzione del pubblico su questo sport, credo rimasto un po' all'ombra negli ultimi periodi. Sappiamo benissimo che in passato ha vissuto di certo periodi migliori e più felici. Oggi credo sia molto praticato, ma non troppo sentito questo sport, per forse una scarsa informazione e forse per la poca attenzione dei media su questo tipo di discipline, che probabilmente, se fossero più considerate, renderebbero risultati certamente dal punto di vista tecnico. Ecco, cosa possiamo aggiungere in merito a questa riunione? Poi parliamo anche di Micheli, che merita ovviamente un capitolo a parte. Dal punto di vista tecnico, in che senso? Una riunione che comunque, già come ci accennava Massimo, dal punto di vista tecnico ha messo insieme tanti pugili importanti. Ah sì, senz'altro, è vero. Le palestre, diciamo. Sì, sì. Quali sono state le palestre che hanno partecipato, insomma, ecco. Prego. La Venus, Training Cassino, la Luigi Quadrini, la Bucciarelli Box, che hanno collaborato con noi. Grazie anche a loro se è stato possibile questo evento. Anzi, voglio ringraziare principalmente lo sponsor della serata, che è stato grazie a lui che abbiamo potuto fare questo evento, e che è la Mavige SRL di Le Tre Marie, certo, nella persona di Vincenzo Villani, che è stata una persona molto affabile e che ci ha dato l'opportunità di fare questo evento, perché le spese sono notevoli. Cioè, una manifestazione di questo tipo a livello di un titolo, quindi è stata una bellissima, anzi noi come associazione dilettantistica potevamo fare solo i due professionisti. La federazione, per la circostanza, ci ha dato una deroga, visto anche le innumerevoli manifestazioni che abbiamo organizzato in passato, internazionali, tutto quanto. Quindi sono molto felice di essere potuto
di essere stato il promotore di questa cosa insieme all'avvocato Angelini, e ripeto, la Bucciarelli Box e la Luigi Quadrini del maestro Scala di Castellini. Ecco, prima di andare nello specifico su Alessandro Micheli, avvocato, allora sì, le vostre prossime iniziative che avete già in cantiere, al di là ecco, dell'organizzazione di questo evento che vedrà Alessandro protagonista, però quali altre iniziative avete in programma anche per catalizzare l'attenzione su quello che dicevamo in precedenza, essere uno sport comunque che ha radici profonde qui in provincia di Frosinone? Beh, ci sarà sicuramente un'altra riunione a dicembre, il 20 dicembre. Me lo conferma, dove chiaramente vedremo coinvolti prevalentemente i pugili dilettanti, poi sì, se ci sarà spazio e disponibilità anche da parte degli sponsor cercheremo di coinvolgere anche altri pugili professionisti, però è ancora da definire questo aspetto. E poi sicuramente il match, la riunione più importante sarà quella di febbraio, mi pare la fine febbraio, inizio di marzo, ecco, fine febbraio, inizio di marzo stiamo valutando l'opportunità e la possibilità di organizzare questo titolo italiano con tutte le difficoltà e gli impegni che ne conseguono. Certo, Alessandro Micheli, noi lo seguiamo Massimo grazie a te da quando muoveva i primi passi, diciamo in questo caso come si dice, tirava i primi punti. Adesso siamo arrivati a dei livelli molto molto importanti. Alessandro ha fatto passi da gigante nel pugilato, è stato campione italiano junior, youth, è passato professionista, ha avuto degli incontri molto molto incisivi perché ha fatto con pugili di alto livello, Trandafil, Barreto, Genovese, e si è guadagnato il livello che adesso sta e se l'è guadagnato con tutte le sue forze. Ha avuto un periodo un po' di defaianza, cioè brevissimo perché, però diciamo oggi è ripreso alla grande. E si sta allenando nella migliore maniera insieme ai maestri Pio Ciotoli, Michele Giri e Pierluigi Micheli che stanno cercando di portare avanti questa realtà. E allora staremo a vedere, noi ovviamente seguiremo da vicino Alessandro Micheli, ma non solo, andremo ad ascoltare, a vedere da vicino anche le prossime iniziative della SD Domenico Tiberia Box. Io a questo punto saluto i miei ospiti. Giorgio, volevo per quanto riguarda il 20 dicembre, siccome certo, è una riunione che sta organizzando Sven Baris, quindi ci sto a fianco perché vuole ricominciare a combattere, farà un incontro il 20 dicembre. Ecco, questa è una notizia di prima. E sto vicino a Sven perché ci ho sempre tenuto a suo ragazzo perché è stato un grande campione ciociaro e lo voglio ribadire. E penso che poi da gennaio affilierà una sua scuderia che noi saremo sempre vicino come delegato provinciale e come amico. Perfetto, questa è una bella notizia che ci dà la SD Domenico Tiberia. Grazie, allora grazie ai nostri ospiti, in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti. È tutto per questo Segnale News. Grazie. Arrivederci. Segnale News.